Un'abitazione di due piani è crollata a Biceglie, nella provincia Barletta-Andria-Trani. Al momento del crollo c'era all'interno un uomo che è stato recuperato vivo dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Secondo le prime informazioni, a provocare il cedimento dell'edificio sarebbero state le fatiscenti condizioni della struttura. L'uomo rimasto ferito nel crollo è un senza tetto. La vecchia palazzina, due piani, di solito è disabitata. L'uomo si era accampato per rifugiarsi dal freddo. Le sue condizioni non sono gravi. L'edificio che si è sgretolato è stato posto sotto sequestro dai carabinieri intervenuti sul posto con gli agenti della polizia municipale e i soccorritori del 118. Indagini sono in corso per stabilire le cause del crollo e risalire agli eventuali proprietari dell'immobile. Abbiamo visto questo crollo, queste pietre qui che erano qui poggiate, e la prima indicazione che ci hanno dato è che il signore si trovasse sotto queste prime pietre che vedete qui giù. Abbiamo chiamato, allertato chiaramente i vigili del fuoco 118 e nell'attendere l'arrivo dei vigili del fuoco continuavamo a dare voce alla persona. L'interesse era proprio quello che lui ci rispondesse, che fosse cosciente. All'arrivo dei vigili del fuoco hanno iniziato in un primo momento a scavare questa prima parte. Dopo in realtà ci si è resi conto che lui era nella parte superiore, aveva un piccolo giaciglio con un piccolo tetto e il costone di questo palazzo si era staccato di netto e gli era letteralmente crollato addosso. Questa persona fortunatamente non ha riportato, a quanto ci risulta, gravi lesioni. Per ora siamo assolutamente sì, anche perché se notate queste pietre che si trovano qui sotto sono davvero grosse. La preoccupazione era proprio quella che lui fosse in questa zona, perché queste pietre sono molto importanti come grandezza e come peso. L'interesse era proprio quello, che lui ci continuasse a rispondere, che desse voce, e in alcuni momenti stranamente si fermava e non rispondeva, però per fortuna è andata bene. In qualche momento sì, quando non rispondeva un po' sì. In realtà noi saremmo voluti salire, ma il pericolo era troppo che ci fossero altri crolli. Se vi alzate lì c'è un costone proprio che è appeso. E infatti lui continuava a muoversi e continuavamo noi a dirgli di non spostare pietre, di non spostare niente, perché avrebbe potuto generare altri crolli. Febbraio, tempo di fatti vedere, la campagna di prevenzione dedicata agli adolescenti dai 14 ai 19 anni. Attualmente è in corso la seconda edizione del progetto di divulgazione rivolto agli studenti italiani, organizzato dalla Fondazione Umberto Veronesi, in collaborazione con la Società Italiana Adolescenti con Malattie Oncoematologiche. A Taranto, presso il cinema Ariston, un workshop cinematografico che ha visto un dibattito con gli studenti delle scuole secondarie dopo la proiezione del film Quel fantastico peggior anno della mia vita del regista Alfonso Gomez Rayón del 2015. All'incontro hanno partecipato Fabio Di Todaro, giornalista del sito di Fondazione Umberto Veronesi, il dirigente medico unità ospedaliera pediatria dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto Roberta Coroni e la psicoterapeuta Chiara Rutigliano. La campagna Fatti Vedere, che portiamo quest'anno a Taranto per il secondo anno consecutivo, ha un duplice scopo: quello di parlare agli adolescenti del problema oncologico che può manifestarsi già nella loro età, e quello, con uno spirito costruttivo, di indicare loro quelli che sono i fattori di rischio e i corretti stili di vita da seguire per evitare di ammalarsi in età adulta. Le malattie oncologiche colpiscono ogni anno 1.400 bambini e 800 adolescenti, motivo per cui stiamo parlando comunque di un fenomeno circoscritto, ma è giusto che questi ragazzi siano coscienti del problema, devono sapere che la malattia non riguarda, può non riguardare soltanto gli adulti, e soprattutto sappiano come comportarsi nel caso in cui un amico, un cugino, un coetaneo a loro vicino dovesse ammalarsi di cancro. Queste persone non vanno lasciate sole, non c'è alcun pericolo nell'essere al loro fianco, anzi sono persone che hanno bisogno di guardare oltre la malattia, e per guardare oltre la malattia hanno bisogno di custodire quelli che sono i rapporti sociali più solidi. Sono una paziente oncologica tarantina. Con molto piacere ho accettato l'invito della Fondazione Veronesi di portare qui la mia testimonianza. Questo è un
A mio parere è un progetto bellissimo, Fatti Vedere, un progetto di prevenzione per le patologie oncologiche nell'età adolescenziale e post-adolescenziale, perché i ragazzi devono capire, grazie anche alla nostra esperienza proprio e alla nostra presenza fisica, che purtroppo ci si ammala anche a questa età, ma per fortuna, grazie anche alla medicina, si può vivere, si può sopravvivere e si può stare bene e si può riprendere la vita di sempre. E grazie al progetto noi faremo passare due messaggi. In primis l'importanza della prevenzione, non bisogna avere paura, qualsiasi cosa bisogna andare dal medico e il medico poi sicuramente non sarà niente, però è importante saperlo, e l'importanza è di un buon stile di vita. Nell'ambito sia delle droghe, sia della prevenzione, tra virgolette protezione, con tutte quelle che sono le esperienze giovanili. Un momento di approfondimento su agricoltura sociale didattica con un focus sulle opportunità per le imprese locali si è tenuto a Bisceglie presso il Nicotel. Dopo i saluti di Danilo Lolatte, direttore regionale CIA, Vincenzo Patruno, presidente regionale Fedacri Conf Cooperative e Gianni Porcelli, vice direttore Conf Agricoltura della Baribat, hanno fatto il loro intervento Anita Mauro Di Noia, consigliera dell'area metropolitana di Bari, Francesco Spina e Colomba Mongiello, candidati alla Camera dei Deputati nelle fila del Partito Democratico. Le conclusioni sono state affidate all'assessore regionale alle risorse agroalimentari Leo Di Gioia. Comincio dalle attività produttive più tradizionali sul territorio, quelle dell'agricoltura, quelle della pesca anche, ho ascoltato anche i pescatori di Molfetta, di Bisceglie, ma adesso sto ascoltando anche le istanze del mondo dell'agricoltura. Ieri a Ruvo un bellissimo convegno con i produttori di olio, oggi qui ad ascoltare quali sono le istanze dell'agricoltura e soprattutto progetti che riguardino l'agricoltura di carattere sociale, quei progetti quindi che non soltanto hanno una natura e una finalità produttiva, ma anche una importante sotto il profilo dell'inclusione sociale. Beh, da questo punto di vista ci possono essere sinergie importanti del comparto del settore dei servizi sociali regionali con le politiche agricole, e se esiste sul territorio un parlamentare eletto direttamente dal popolo che riesce a mettere a sistema e a regime queste risorse, si possono realizzare obiettivi importanti sia per aiutare coloro che magari sono più deboli, hanno necessità di un aiuto, che non devono rimanere indietro in un progresso, in un processo di crescita di una comunità, sia gli agricoltori a valorizzare meglio il loro prodotto. E poi oggi parleremo anche di quella bellissima intuizione del Presidente della Regione Puglia, quella dare forza al settore agricolo, ma di qualificare in modo positivo ogni azione ambientale che facciano le amministrazioni sul territorio attraverso il rafforzamento dei sistemi di depurazione e il riutilizzo delle acque reflue per l'agricoltura. Beh, significa contenere i costi di gestione delle attività di produzione agricola, migliorare le colture, risparmiare e soprattutto combattere in modo concreto la siccità del territorio, la desertificazione, combattere anche quello che spesso avviene, il caro acqua che affligge i poveri agricoltori, che molto spesso devono aggiungere ai costi normali di produzione anche esorbitanti costi per il consumo dell'acqua, necessaria più che mai per migliorare la qualità e la quantità della nostra produzione. Presentato a Taranto il movimento 10 volte meglio, un movimento giovane costituitosi circa 6 mesi fa che coinvolge giovani imprenditori che hanno deciso di mettere la loro esperienza e la loro competenza al servizio del paese e non il paese al servizio dei propri interessi. Il movimento invita a credere in un possibile cambiamento del paese e attivarsi per realizzarlo, puntando sull'innovazione, sull'equità, sull'educazione e sulla valorizzazione, investendo sulle persone, sulla passione, sulla competenza e sul merito. Secondo i fondatori, 10 volte meglio ha già raccolto moltissime adesioni in Puglia e nella provincia di Taranto. Gli esponenti provengono dal mondo delle start-up, dell'imprenditoria, della comunicazione e del marketing, un gruppo politico dinamico e giovane, non fosse altro per l'età dei suoi componenti, non superiore ai 40 anni, che ha l'ambizione di migliorare il paese nei prossimi 10 anni con un'idea del tutto innovativa di fare politica.
quello che ho visto nel sud quando ho scelto di venire a vivere qui era la grandissima opportunità di lavorare nello sviluppo delle opportunità di lavoro per i giovani, soprattutto perché è quello di cui mi occupo giornalmente, attraverso corsi di formazione che permettono ai giovani di trovare un'occupazione soprattutto nel settore del digitale, dell'innovazione, che ad oggi, anche proprio per esperienza personale, ha una grossa carenza sia da un punto di vista di percorsi formativi disponibili, ma soprattutto anche di figure professionali qualificate, perché infatti noi ci troviamo ad avere un'offerta superiore alla reale domanda. Da questo punto di vista anche il settore del turismo richiede molte figure di questo genere, di questo calibro, perché appunto molte strutture ricettive del territorio, e sono tantissime, conosciamo benissimo, hanno la necessità di inserire all'interno del proprio organico delle figure che permettano di sviluppare opportunità di business soprattutto nei mercati esteri. 10 volte meglio è un movimento che è nato 6 mesi fa, quindi siamo freschi, siamo giovani, ed è composto, pensate, dall'84% da giovanissimi. La nostra media è, dei candidati va dai 40 anni al più giovane che ha 24 anni. Siamo un movimento che ci piace definirlo di scienziati, accademici, laureati, giovani che puntano su un elemento fondamentale, che è quello delle competenze. Infatti noi ci posizioniamo come un movimento politico che si basa fondamentalmente sulla valorizzazione delle competenze. Il nome è importante, abbiamo scelto di chiamarci 10 volte meglio perché il nostro intento, il nostro obiettivo è quello di riuscire a valorizzare e a raggiungere quello che probabilmente l'Italia era 30-40 anni fa, un fiore all'occhiello a livello europeo. E quindi noi riteniamo che nei prossimi 10 anni i nostri punti all'ordine del giorno sono quelli di valorizzare il nostro paese per arrivare nei prossimi 10 anni ad essere di nuovo un gioiello, ecco, il nostro smeraldo dell'Unione Europea. Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì, che potrà essere particolarmente delicata stavolta per le regioni settentrionali. È presente un vasto centro di bassa pressione sull'Europa occidentale, condizionerà il tempo anche sull'Italia. Vediamo allora la nuvolosità prevista sul nostro paese, nubi sempre più compatte a partire da ovest, interesseranno principalmente il centro-nord, ma anche le regioni meridionali vedranno parecchie nuvole di passaggio. E come precipitazioni ecco arrivare la neve, anche diffusa nelle regioni settentrionali, nevicata anche nelle zone interne dell'Italia centrale, anche se nel centro Italia piano piano la neve lascerà spazio alla pioggia. Quindi in definitiva giornata di maltempo soprattutto al centro nord, con la neve nelle regioni settentrionali, ripeto, anche piuttosto insistente, neve nelle zone interne dell'Italia centrale che poi comunque girerà in pioggia, qualche piovasco ma in forma meno diffusa anche al sud. E giornata che resta molto fredda ovviamente nelle regioni settentrionali, invece al centro-sud le temperature iniziano a guadagnare qualche grado. Con questo è tutto, ma per dettagli state con noi su trebimeteo.com. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In pianura, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In pianura, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cieli molto nuvolosi o coperti. In pianura, cieli molto nuvolosi o coperti. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In pianura, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita.